buongiorno, come andiamo? Ciao, perché? Allora, tutto bene? Tutto bene. Ciao. Ciao, buongiorno. Buongiorno, tutto bene? Ciao. L'azienda nasce alla fine degli anni 60, quando il nonno Resildo e gli altri due soci decisero di fare questo investimento. Erano sostanzialmente dei vinai romani che decisero poi di reinvestire nelle terre di origine, le Marche. Loro andarono a Roma nei fine anni 50, aprirono tutte le botteghe, tutti i vineoli e quindi alla fine degli anni 60, dopo 10-15 anni di attività, hanno reinvestito i loro sacrifici qui nelle Marche, acquistando poi questi terreni qui nel comune di Jesi, circa 60 ettari. Piantarono la vigna, i soci, e prima 40 ettari, poi 60 ettari, quindi col tempo è diventata grande questa proprietà. Nata proprio per produrre tanto vino, è andata avanti per oltre 30 anni, per quasi 40 anni, con questa idea. E fine anni 90 i soci di nonno hanno deciso di vendere e noi abbiamo acquistato le altre quote sociali. Poi abbiamo deciso di dare una svolta netta e sostanziale alla produzione, una produzione orientata assolutamente verso l'alta qualità, quindi ripiantare tutti i vigneti, ripiantarli in senso moderno, tutti a controspalliera, secondo i dettami dell'agronomia moderna. Quindi abbiamo deciso, dopo 2-3 anni di esperienza personale mia in cantina, in vigna, con tecnici locali, di ingaggiare un tecnico toscano che si chiama Lorenzo Landi. E da quel momento abbiamo cominciato a vinificare diversamente, a coltivare le uve diversamente, aumentare le concimazioni, gestire la chioma in maniera diversa, aumentare la copertura fogliare, proprio per favorire al massimo l'aromaticità delle uve a bacca bianca. Varietale deve essere sempre presente nel vino. Dobbiamo riuscire a portare le note aromatiche e gustative nel vino. Come fare? Noi abbiamo scelto una strada conservativa, appunto, che parte da lontano, parte dal vigneto. Quindi piantumare le vigne tendenzialmente in esposizione in fresco, in nord, nord-est, evitando perlomeno quasi sempre quelle assunte, se non ad altitudini elevate, sopra i 300 metri, compensano esposizioni assolate. Questo perché? Perché negli ultimi 15 anni abbiamo avuto sempre molto caldo, quindi di conseguenza, per ovviare a cotture dell'uva, della buccia, e quindi a cotture aromatiche, quindi assenza di aromi varietali, piantiamo le vigne protette dal sole, dall'irraggiamento diretto. Ad ulteriore protezione di questa buccia, adottiamo una agronomia di tipo, tra virgolette, un pochino più spinto, cioè una concimazione più abbondante che produca poi foglia, quindi copertura fogliare. Ovviamente le uve devono essere sane, quindi bisogna fare trattamenti, sempre al basso impatto ambientale. Noi eseguiamo tutte le procedure del basso impatto ambientale, per esempio non utilizziamo più da tantissimi anni quelli di prima e seconda classe, usiamo talvolta quelli di terza, insomma poi è rimasto solo il quarto, quindi praticamente siamo quasi in biologico. Rimane fra poco quasi la conversione, però non utilizziamo il rame in vigna, perché il rame sul verdicchio e su alcune varietà che hanno sulla propria buccia delle molecole odorose della famiglia dei tioli brucerebbero per questa aromaticità tipica. E noi vogliamo fare territorio, abbiamo detto prima, noi non vogliamo essere né a favore né contro la tecnologia, non è né a favore né contro la tecnologia, ci deve aiutare, noi la vediamo così.